sulla viltà, una ricerca che lui definisce teorica, ricerca di un'anatomia della viltà e storica insieme, su un termine, su una parola, viltà, che tu definisci un male comune, dalla difficile definizione peraltro, proprio perché si intreccia profondamente con quella che è la nostra vita quotidiana, la pratica della nostra vita quotidiana, verso l'esperienza interiore e verso quella che è l'esperienza della convivenza umana. Una ricerca che, proprio perché ci coinvolge tutti e nel presente, forse apre una via, come dire, di conoscenza a quella che è la nostra condizione comune, condizione umana comune. La domanda è: ma ne vale la pena di essere vivi? Di fare questa ricerca su questo male comune? Vogliamo parlare di questa cosa? Allora, com'è nato questo libro? Il 31 ottobre del 2018, per limiti di età, perché avevo compiuto da poco 70 anni, sono andato in pensione. E i miei allievi mi hanno detto: adesso facciamo l'ultima lezione. L'ultima lezione non l'ho inventata io, la fanno parecchi colleghi, eccetera. E normalmente la scelta è di fare una specie di sintesi del loro lavoro. Quindi si aspettavano che facessi una cosa sul concetto di comunicazione, media, queste balle. E invece ho detto, proprio ho pensato, no, anche perché lezioni su comunicazione e media l'ho fatta per tutta una vita, facciamo una lezione su qualcosa che ha a che fare con la vita dei giovani. Però non volevo fare l'elogio di qualcosa, anche perché di buonismo in Italia non ne possiamo più, no? Di grandi bellezze. Non volevo fare un discorso quanto è bello questo, quanto è bello quest'altro, ma un discorso su qualcosa da evitare e che comunque fosse importante per la vita della gente. E allora ho pensato a quanta vigliaccheria c'è nel mondo. E allora ho detto: facciamo una lezione, un'ultima lezione sulla viltà. Questa è stata la cosa per cui ho fatto la lezione sulla viltà. E ho lasciato stare. Qualche tempo dopo ho pensato: ma forse vale la pena di lavorarci. Il libro si chiama Anatomia e storia di un male comune. Comune, cioè, che ce l'hanno tutti. Non avevo ancora letto questo testo, che è l'unico testo filosofico importante sulla viltà, che è un testo di Kierkegaard, pochissimo noto perché è una di quelle che chiamavano i discorsi edificanti di Kierkegaard. Però si chiama Contro la viltà. E questo testo di Kierkegaard, adesso vi dico la frase perché è troppo bella, dice: chiunque si sforzi di conoscere davvero se stesso dovrà ammettere di essersi non di rado colto a mostrarsi codardo. La viltà è un male comune perché sostanzialmente universale, cioè ci caschiamo tutti. Quindi un male comune. Io non credo al male con la M maiuscola. Credo che al male con la M maiuscola ci possano credere le persone religiose. Un male con la M minuscola, un male, ma un male comune però, perché ci riguarda tutti. E poi perché anatomia e storia? E qui c'è un punto più importante. Anatomia e storia perché io da un po' di tempo a questa parte mi occupo di fenomeni che sono contemporaneamente trasversali alla condizione umana, come il mito, per esempio, o il gioco, e però che hanno una storicità. Cioè io credo che il mito, il gioco, adesso mi occupo di violenza, siano delle cose che sono attraversano tutta la condizione umana, ma che però si modificano storicamente. E una delle grandi sfide di questo libro, poi ci arriveremo, è come è cambiata la viltà nel tempo. Per certi versi sembra di no, perché la vigliaccheria più o meno sembra sempre la stessa cosa. Cioè, la definizione che ho messo all'inizio del libro di vigliaccheria, perché io cerco sempre, quando faccio un discorso del tipo mito, viltà e poi quella violenza di cui sto lavorando, su cui sto lavorando adesso, cerco sempre di partire da una definizione che serve a tutti. E allora ho dato una definizione di viltà. Sono vili quei comportamenti caratterizzati da un cedimento alla paura, all'opportunismo, all'avidità, al puro e semplice egoismo, che implicano un andare al di sotto dei valori dichiaratamente accolti, di quei valori che meritano il pieno rispetto. I comportamenti vili sono inoltre spesso, ma non sempre, accompagnati da un venir meno al rispetto per se stessi. Il punto di fondo è cedimento. La viltà è
un comportamento che mette la persona in contraddizione con se stessa. Poi naturalmente ci sono quelli talmente che hanno talmente interiorizzato la viltà che diventa un'abitudine. Però diciamo che quasi tutti, e forse tutti almeno per una fase, nel momento in cui si sorprendono a mostrarsi codardi, come diceva Kierkegaard, sentono una tensione, una contraddizione. Quando io cito all'inizio del libro, cito degli esempi letterari, addirittura di opera lirica, Cortigiani, virrazza dannata del Rigoletto, è lui che accusa gli altri di viltà e quindi dice vigliacchi, cortigiani, e va bene. Ma nella Madama Butterfly, quando Pinkerton decide di abbandonare la Madama Butterfly con i suoi figli, eccetera, e scappa, dice fuggo son vil, perché sa di stare facendo qualcosa di al di sotto. La parola vile in origine significa, come si dice, vil denaro o cose del genere, significa qualcosa che vale poco. E non è un caso che ci sia una coincidenza tra il concetto di viltà e il fatto di valere poco. Si dice anche avvilirsi. Sono tutte parole che indicano la bassezza. Quello che mi interessava della viltà è che è un male che è vissuto come tale, in gran parte dei casi, da coloro stessi che lo fanno. Quindi non c'è bisogno, per parlare del vile, non c'è bisogno di ricorrere a grandi valori astratti o alle religioni, perché la viltà è una cosa che sentiamo indipendentemente. Questo però pone un problema colossale, ma molto interessante. Sulla viltà, c'è questo saggio di Kierkegaard, c'è molta letteratura, romanzi, eccetera. Uno dei testi chiave per me è Le memorie del sottosuolo di Dostoevskij, per esempio. Ma gli psicologi non ne parlano, i sociologi non ne parlano, gli storici ne accennano a volte, però è un tema tutto sommato, cioè è un tema che è un po' negli interstizi. Woody Allen, no, ma vedi, parliamo di letteratura o di cinema, perché invece in letteratura il personaggio vile è un personaggio importante, ma non c'è una teoria della viltà, c'è una presenza della viltà. E poi ci sono dei personaggi vili nella storia. Infatti io parto, a parte queste definizioni, eccetera, eccetera, da alcuni esempi. Il primo esempio che faccio è un personaggio dell'Iliade che è Tersite, non so se ve lo ricordate, che è quello che Ulisse piglia, e Tersite piange. E tutti quelli che sono con lui lo deridono. Perché? Perché sostanzialmente Tersite dichiara che non è d'accordo su questa guerra, eccetera, eccetera, e Ulisse gli dice, dici così perché sei un vigliacco, hai paura di combattere, eccetera. Però poi c'è un altro personaggio chiave che è Pietro, inteso come San Pietro, se ci credete, sono Pietro. Pietro rinnega tre volte e c'è dell'humus, scusate, sì, perché ogni tanto poi anche la bocca vuole la sua parte. No, il pirocchio l'ho già preso. Allora, Pietro rinnega tre volte Gesù. Non è la stessa cosa di Giuda. Giuda lo tradisce. Giuda è il vile per definizione, è il traditore. Pietro no, però scappa. Nel momento più difficile giura di non avere mai conosciuto Cristo. E giurare, tra l'altro, è interessante perché Gesù aveva evitato anche di giurare. Lui giura e spergiura, per di più, perché lui lo aveva conosciuto, e come? Non a caso ha fondato la Chiesa. Ma no, ma questo è un punto interessante, no, adesso tu stai dicendo una cattiveria, no. Invece... No, ma scherzo. Perché, no, ma il discorso è molto interessante, invece hai fatto bene a dirlo, perché Gesù gli dice, tu sei Pietro e su di te fonderò la Chiesa. Pietro rinnega e però alla fine la fonda la Chiesa. Poi si è salvato, è riuscito grazie a quello. Non solo viene perdonato, ma dalla viltà esce. Sì. E dimostra la possibilità di uscire dalla viltà. Il primo cristianesimo. Piange. Certamente, come Tersite, però un pianto diverso. E Pietro è così. È uno che rinnega per viltà, però poi si salva e, pentendosi, dimostra che
può essere lo stesso nonostante la sua viltà, perché dalla viltà si può uscire. Questo è il messaggio di Pietro, questo è un messaggio fortissimo del cristianesimo, è uno dei messaggi secondo me più affascinanti, cioè tu puoi essere uno che cade e però poi ti penti e addirittura diventi il fondatore della Chiesa. Poi ho visto vari personaggi, un personaggio interessante è Falstaff, ma è un discorso molto complicato. Un altro personaggio più moderno è in un racconto di Maupassant che si chiama Palla di Sego, Bull Swift. Ed è un racconto molto interessante perché è un racconto che parla della viltà borghese, cioè la prostituta che è coraggiosa, combattiva, eccetera, contro i borghesi che l'abbandonano e dice tu tanto sei una puttana. Fai il tuo mestiere con questi prussiani. La forza del racconto di Maupassant è quella di fare emergere fino in fondo la viltà dei borghesi, il coraggio della prostituta, ma anche, ed è una cosa interessantissima, il fatto che lì in mezzo a tutti loro c'è un socialista, e il socialista alla fine non dice niente e fischietta la Marsigliese. Perché quella è una donna. Ma soprattutto perché in realtà è vigliacco anche lui, cioè loro hanno paura di questi prussiani, quindi danno in sacrificio questa donna e i prussiani per salvarsi, perché poi dopo che l'ufficiale tedesco si è preso Palla di Sego, loro possono ripartire. E c'è lei che piange da sola con questo qui che fischietta la Marsigliese e gli altri che fanno finta di niente. Ed è, secondo me, sulla verità uno dei racconti più belli che esistano, proprio perché fa vedere l'inversione e pone un problema fondamentale che è quello della viltà borghese. Ci torniamo tra un attimo. Poi vari altri, tra cui un altro interessantissimo è l'unico soldato fucilato per viltà, cioè per diserzione, durante le due guerre mondiali negli Stati Uniti, è di Slovic, che in realtà non era scappato, ma per una serie di circostanze viene condannato alla fucilazione e viene fucilato. Poi alla fine tutti quelli che l'hanno condannato dicono però cavolo, se l'avessi saputo che lo fucilavano non lo condannavo, e tu viene fuori questo opportunismo spaventoso. No, ma è pazzesco. E uno di loro che non aveva combattuto fino a quel momento poi va in guerra e dice io, secondo me nessuno dovrebbe processare qualcuno per viltà se non è stato in guerra, perché... E qui viene fuori un problema molto interessante, cioè ci sono due luoghi comuni sulla viltà che bisogna mettere in discussione. Uno è quello per cui la viltà è soprattutto una questione che riguarda la guerra e la pace. In realtà quello che io sostengo non è che la viltà non esiste solo in guerra e in pace, ma ovviamente esiste in tutte le situazioni dell'esistenza. Però ci sono dei connotati di questa tendenza a pensare alla viltà come un male di quelli che non vogliono combattere, che a mio vedere è molto riduttiva. L'altra tendenza, che c'è anche per esempio in Aristotele, eccetera, è equiparare la viltà alla paura. Adesso un pochino è passata questa tendenza. Nel film western dagli anni 50 si tende a dire quello che è veramente coraggioso non è quello che non ha paura, ma quello che combatte la sua paura e la supera. Il film di passaggio è Mezzogiorno di fuoco. Perché il problema è che ovviamente la paura è un'emozione e come tale non la puoi combattere, cioè ti viene. Il problema è se cedi, è una sicurezza. E se cedi alla paura oppure non cedi alla paura, questo è il punto. Quindi la viltà non è un'emozione, ma è una serie di comportamenti. Dei comportamenti si può essere responsabili, dell'emozione no. Ma non solo, l'altro errore è che sembra che l'emozione che scatena la viltà sia sempre la paura. Io sottolineo molto nel libro che la viltà può essere provocata dall'opportunismo, può essere provocata dall'avidità, può essere provocata, scusatemi l'espressione che nel libro non ho usato, dalla pura e semplice stronzaggine.